Bene. Perfetto. Siamo pronti per cominciare, forse? Se l'aereo atterra a No. Fiumicino. Specialissimo, vi presento la mia Cugina. cugina. Ebbene sì, dal titolo abbiamo lasciato un po' di suspense. Doug con ospite speciale, non si sapeva, adesso l'avete scoperto. Abbiamo fatto una piccola introduzione perché non appena abbiamo cominciato a filmare subito il mondo, la terza guerra mondiale è scoppiata fuori dalle nostre finestre, o meglio dalla mia finestra, perché siamo a casa mia. E lei che si è intrufolata da ieri sera, No, era mattina. da ieri mattina, scusate. Quindi incominciamo questo bellissimo tag tra cugine. 10 domande che ci siamo inventate noi, le abbiamo scritte poco prima di Iniziare. iniziare questo filmato. E cominciamo. Vuoi iniziare te con le domande? Ok. E poi, dopo io, e poi io le farò a lei. Ecco, già incominciamo a bla 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 bla. Allora, Comunque, prego. prima di dire l'altro in una parola. Allora, lei Vediamo che ne esce fuori. è un mix tra pazzia e saggezza. Quando vuole usa il cervello, Quando quando vuoi io uso il cervello. no. Quando? Ma Quelle quando? poche volte che vuole perché Ma non usa quando? mai. Sento che spaccano lo Sì. stesso. Vuoi fare la coattella e poi dopo si spacca lo stesso. Vabbè. Ma dove va? Mando vai, come diremo qui a Roma. Mando vai! Insomma, quando vuole lo usa, quando vuole non Non lo lo usa. usa. Quindi, Semplice semplice la cosa. madame, monsieur, questa è azzurra. Prego. Descrivi l'altra in una parola. Sì. Possiamo dire le stesse cose, facciamola breve. Ma sì, alla fin È fine. quello il È senso. quello il senso. Ok, Va seconda domanda. bene, seconda domanda. Cosa ti dà fastidio dell'altra? Questa la rispondiamo insieme. Niente. Niente, ci sopportiamo A così come siamo. vicenda, da Con i tanti nostri anni. difetti, con i nostri pregi e con tante altre cose Magari molto i molto difetti belle. cerchiamo di migliorarli insieme. Ci Allora, proviamo? ci proviamo, una cosa molto difficile, però Sì, però vabbè. va bene così, insomma, dai. Ma cosa? Stiamo proprio sclerando qui! Ragazze, ritorniamo composte in ordine, tocca a Dai. me adesso. Chi ci mette di più a prepararsi e perché? Vabbè, questa qui si sa, ci metto di più io a prepararmi perché io sono una fanatica, lo sapete bene, devo essere sempre perfetta da capo a piedi e quindi 3 ore, 4 ore passano così come se niente fosse. Ah, non ci fate, o meglio, starete facendo Facendo caso, caso. aiutami, che stiamo guardando del lì Sono perché domande. la mia mitica cugina ha creato tipo una specie di, come possiamo Un definirlo? gobbo. Tipo una specie di gobbo TG5. come TG5 per farvi capire e ha posizionato tutto lì l'inquadratura, o meglio l'inquadratura, le domande e perciò se mi vedete leggere di lì non è perché sono diventata strabica ma perché ho lì le domande. Giusto, no, specifichiamo perché sennò magari la gente pensa, ma sono Pensa che stra. stanno Sono strabiche o cosa? No, ragazze, non a fa. No. siamo strabiche, ci vediamo anche fin troppo bene. Per Per fortuna, fortuna. insomma, fin troppo bene, no, io che porto gli occhiali, poi a Con gli dire. occhiali però ci Con gli occhiali vedi. sì ci vedo bene, se Allora levo gli occhiali passo. neanche mi ricordo più che cosa sto facendo. Comunque, allora, proseguiamo con Con la la quarta quarta domanda. domanda. Una cosa strana che Questo mangiate. dobbiamo rispondere insieme assolutamente. Tutto, mandiamo tutto, Tutto. anche i sassolini, i San Pietrini, qualsiasi cosa ci passa sotto mano, basta che è gustosa, Tutto. deliziosa, abbondante con le porzioni e mangiamo tutto, mangiamo anche voi. Oddio, Ragazze, Corelli. mangiamo anche voi, ragazzi, Dopo di d'ascolto. questa chiudono il video. Se chiuderanno il video ci sarà un buon motivo, perché li abbiamo mangiati tutti. Esatto. Non vi spaventate, non siamo cannibali Allora, ancora. bande Comunque. alle ciance e ciance alle bande. Sì. Cavolata più grande fatta insieme. Qui Ce ne stanno una cifra, tipo. stenderei un bellissimo velo, Libro. no, velo E pietoso, più che apriremo un bro libro. di avventure, Il qua, mio primo il mio libro. primo libro, Non lo non lo dite diciamo a nessuno. in casa. Allora, cavolata più grande. Forse quella. Quale? Non lo so. Forse quella che sta passando la macchina adesso e come sempre Brava. ci interrompono. La prima che mi viene in mente che Aspettiamo che ricordavamo. passi la macchina. Sei passata, macchinina? Ciao!
Ti sei parcheggiata, so? Contro un erbero? Dai, cucina mia! Allora, contro un albero, ragazzi, stiamo proprio superando il limite, contro un albero! Quella che mi viene in mente adesso... Mi affittisce pure, capito? La casa mia mi fa... Quella che mi viene in mente adesso... Guardate, mi sta anche lo stesso rossetto, vedete? Probabilmente che a me risulta meglio. Quella che mi viene in mente adesso, perché l'abbiamo ricordata... Siamo rimasti sempre alla stessa domanda, perché è successo il mondo nel frattempo e non ci stiamo capendo più nulla. Cavolata fatta più grande insieme. Era la quinta domanda. Era. Teoricamente lo è ancora. Io mi tiro giù le maniche perché siamo con la finestra aperta e mi sto congelando. Vabbè, quella che mi è venuta in mente adesso, perché vediamo l'abbiamo ricordata ieri sera. Qual era? È quando ci siamo persi a Roma. Ah, la fatica. Forse il motivo non è... No, dai, possiamo dirlo, dai. Dovevamo... A cercare quanti anni fa, prima di tutto? Spieghiamola bene questa cosa, perché ragazzi è epica. Noi che siamo romani ci siamo persi a Roma. Era 4 anni fa. Dai, eravamo giustificate che 4 anni fa il cervello un po' più piccolo, proprio a riposo da secoli. Non è che adesso si sia svegliato poi così tanto, però. Ah, raccontiamo, racconti te o racconto io, o facciamo metà e metà. Vai. Dai, raccontiamo insieme, come ci viene, ci viene. Allora, la cavolata più grande che abbiamo fatto è bene sì, perderci a Roma, o meglio nella nostra città. Esatto. Sì, solamente noi. Praticamente a motivo. Motivo. Due punti. Motivo, due punti. Praticamente a suo tempo stavo per conoscere il mio ex fidanzato, non quello attuale, il mio ex, precisiamolo molto. Una fortuna. Direi di sì. Il mio ex e non quello attuale, ribadisco, anche mi sono fatta male. E praticamente dovevamo incontrarlo, o meglio, dovevo incontrarlo, però mi sono portata presto anche lei perché io da sola ho detto no, per carità. Allora ci siamo imbattute per arrivare a Piazza Venezia. Piazza Venezia, non so se siete stati a Roma, però sicuramente ce l'avrete presente. E si percorre prima via del Corso, che è quella via dove ci sono tutti i negozi, è proprio il centro di Roma, quello focale, che prima c'è Piazza del Popolo e poi c'è via del Corso, prosegui tutta via del Corso per arrivare poi a questa Piazza Venezia, molto conosciuta a Roma, è proprio un punto abbastanza focale della nostra città. E noi, arrivati a Piazza Venezia, non abbiamo trovato il tizio in questione, che poi dopo è diventato, dopo qualche mese, il mio fidanzato, non quello attuale, ribadisco ancora, ma passato. E alla fine, insomma, non l'abbiamo trovato. No, siamo rimasti... anche se stava lì, Anche se stava lì non l'abbiamo trovato. La cosa ancora più affascinante è che eravamo in giro con i nostri genitori. E quindi non abbiamo detto che stavamo andando lì e siamo, diciamo, mezzo scappate. No. Ci siamo... Mamma, noi ci andiamo a fare una passeggiata. E siamo arrivati fino a Piazza Venezia, che bello. Passando per Piazza di Spagna, Colosseo, Via Nazionale, gallerie. Abbiamo fatto di tutto, quindi dicendo con la scusa andiamo a fare una passeggiata, in realtà non era vero. Siamo andati a fare una passeggiata per andare ad incontrare il mio tizio. Per perderci. Il mio tizio. Per poi perderci, perché non l'abbiamo trovato, si era fatto tardi, si era fatto notte, era all'incirca questi periodi qui che si fa subito buio. Sì. E quindi ho detto. E quindi le ho detto. E adesso che cosa facciamo? Torniamo indietro, no? Certo. E lei certo. Vabbè. Io. Ma come torniamo indietro? Io la storia non me la ricordo. Io furba. Lei furba. Perché non prendiamo la metro? Lei furba, perché non prendiamo la metro? Allora abbiamo preso la metro B, che non c'entrava una ceppa a dove dovevamo ritornare, che era Piazza del Popolo, che bisogna prendere la metro A per ritornare lì. Abbiamo preso la metro B, abbiamo fatto casini su casini, siamo scese, siamo risalite. Una confusione più totale. Quando invece, pensandoci adesso, era talmente semplice fare Piazza Venezia, tornare indietro per tutta via del Corso, che stavamo a Piazza del Popolo. Invece no, noi siamo fatti tutto un giro, rigiro, alla fine siamo ritornati dai nostri genitori che erano le 8:30 all'incirca. Da quando era notte. Era notte inoltrata e quindi in poche parole per andare a trovare questo tizio ci siamo perse, ci siamo imbattute in questa tragedia di perderci per le vie della nostra città, una cosa abbastanza vergognosa che pensandoci adesso diciamo ma com'è possibile, come cavolo abbiamo fatto a perderci. E proprio ieri stavamo ricordando questa cosa mentre eravamo a letto insieme, perché è rimasta, è da ieri che sta qui da me, abbiamo dormito insieme tutto quanto, insomma.
Abbiamo ricordato questa cosa. Dopo tutto questo enorme discorso, passiamo alla sesta domanda. E ci tengo a ribadire che adesso sto con un ragazzo fantastico, mio caro signorino bello. Se stai guardando questo filmato, non ti vantare. Baciotto. E andiamo avanti con la sesta domanda. Cosa ci piace fare insieme? Tutto. Dalla A alla Z. Ok, settima. Era semplice. Descrivi con una parola l'altra mentre dorme. Ma sasso più totale. Sicuramente. Giro più totale. Roba riusciamo ad addormentarci, perché prima noi siamo molto nei silenzi c'è scatta il risaggio a non finire. Sì, prima che ci siamo sempre gli ultimi ad addormentarci, quando siamo in gruppo, quando siamo tra cugine. E quindi è capace che alle 4 alle 5 siamo ancora con in attività, mangiando, mangiate notturne, paste, chi più ne ha più ne metta. Dai, proseguiamo, sennò qui viene molto molto lungo, perché ci siamo dilungati tantissimo sulla 5. Però era bello, era forte presentargli questa nostra avventura tra i vicoli romani. Allora siamo alla 8. Sì, quella lì di dormire l'abbiamo fatta, 8. Una delle figuracce più grandi. Vabbè, io penso che rientra con la 5, però vabbè, una figuraccia intesa come, che ne so, che abbiamo preso in giro qualcuno, non so. Però vabbè, io penso che l'abbiamo detta nella 5, vabbè, però non è proprio una figuraccia, quella lì è stata una ragazzata più che altro. Sì, una figuraccia che magari, che ne so, cosa possiamo dire? Bella domanda questa, molto bella. Vabbè, andiamo avanti, poi ci viene in mente la diciamo. La 9, Cosa hai pensato quando mi hai visto? Quindi per la prima volta? Sì, allora lo dovresti dire tu, perché tu sei più grande di me, e poi dopo lo dico io. Allora, cosa vediamo, ho pensato appena l'ho vista? Cioè l'ho vista. Che cos'è questo? L'orologio. Ah, il tuo magnifico orologio. Rolex 24 carati. Questa era una bomba. 3-2-1. Oddio tutto. Cosa ho pensato la prima volta che l'ho vista? Premettiamo che la prima volta l'ho vista al nido, in ospedale, perché era appena nata. Prima cosa, ammazza quanti capelli arancioni, detta proprio romana, perché lei era arancione, adesso si è scurita fortunatamente. Io mentre stavi parlando ho guardato un attimino il telefono. Si è scurita fortunatamente, se no lei era arancione. Sì, io bella roscetta. Era proprio il centro del nido. Il centro focale. Il clou del clou, l'attrazione principale. Però sta l'arancione così? No, non penso. Vabbè, abbastanza arancione comunque. Ho preso una cosa a cavolo per farvi vedere il mio arancione dei capelli, però non penso che sia, era così. Forse è un po' più chiaro di così, ragazzi. Un po' più chiaro di così era. Adesso, guarda, come potete notare, sono molto, molto, molto più scura. Però io ho lentiginosa, vabbè, lo sono tuttora. E con le lentiggini, sì, l'ho detto, ti sto dicendo. Sta bene l'arancione perché Pippi Calzelunghe è così. sì, infatti quando ero piccola mi chiamavano tutti Pippi Calzelunghe. Tuttora no, perché ormai mi sono scurita. Sono pressoché diventata. Un po' di rosso ancora c'è, però. Castana, tendenza al rosso. Sì. Più che altro ti nota il mio rossiccio quando sto al sole. Ecco, possiamo dire così, dai. Sì. Però quando ero più piccola ero proprio rossa. Perdi carota. Sì. Possiamo definirmi così. Allora, aspetta, adesso devo dire io. Cosa ho pensato quando l'ho vista allora? Considerando che io ero più piccola, devo dirmi che mi ricordo vagamente di te. Sono sincera. Però mi stava sempre attaccato, non so come. Però non lo ricordo. La coda. Sì. Ah, mi pure il posto. Ok. Mi si litigava tipo. Vicende. Non saprei dirvi. Quest'atto da cinese. Dirvi, qualche sclero. Da quando abbiamo cominciato abbiamo dato più spettacolo noi che con le domande. Sì. Comunque non saprei definirvi, però resta il fatto che sta qui vicino a me, quindi un qualcosa di positivo è scattato fra noi. Allora, c'è venuta in mente la figuraccia? No. Qual era? La 8, una delle figuracce più grandi.
Dai, vabbè, facciamo questa 8, se no dopo abbiamo fatto tutto, ma la 8 non l'abbiamo fatta. Vabbè, ma io penso. Ma io penso che ne facciamo ogni volta che usciamo una figuraccia, possiamo dire così? Noi basta. Forse ecco, possiamo chiamarla figuraccia, ma in realtà è stato più un intoppo. Un intoppo. Idromania quando ci siamo incastrate nel. Sulle scale per andare allo scivolo al buio col gommone. L'estate scorsa qui da noi a Roma c'è idromania sarebbe un parco acquatico, è il più famoso della capitale, perché magari noi diciamo idromania ma chi ci segue da fuori non sa che cos'è. Meglio ancora quando ci siamo incastrate per partire che ci hanno spinto i bagnini. Allora voi dovete pensare, era luglio fine luglio, forse agosto. No, vabbè, luglio-agosto all'incirca, stavamo in questo parco acquatico della capitale, Idromania, ma penso che lo conoscete, che è molto famoso. Nel frattempo le macchine passano, ma sì, facciamo il traffico cittadino. Comunque, ti manca il vigile. Comunque, noi stavamo facendo qui, non so se li avete... Mica la cugina, ti stai malando? No, si sta ammalando nel tempo che facciamo il filmato. Comunque sono quegli scivoli al chiuso che tu entri col gommone, ti metti seduto sul gommone su due posti e poi il bagnino ti spinge per farti fare tutto il percorso. In teoria della spinta la devi dare, in teoria te la dovresti dare solo, però noi comunque resta il fatto che ci eravamo. Niente, oggi esce Romanaccio Game, non so perché, comunque. Tutte belle sistemate, dovevamo darci la spinta, ma noi ci siamo incastrate. Non sappiamo come abbiamo fatto, ma ci siamo incastrate. Una figuraccia assurda, la fila che andava dietro lunga, chilometri e chilometri. Noi lì intoppate, forse intoppate non sanno cosa significa. Lì incastrate. Intoppate è molto romanaccio. Lì incastrate, il bagnino ci ha dato una bella spinta e siamo partite per questo lungo viaggio. Poi va bene, lo scivolo. Poi le risate a più non posso, l'acqua in faccia, l'acqua in bocca perché ridevamo. Io che parlavo in lei che molto blu blu blu. Lei che parlava e si è soffocata. Vabbè, comunque tutte cose che magari se questa estate riusciamo a ritornare insieme potremmo fare un bel vlog, visto che io ho la telecamerina acquatica. Ce li portiamo dentro lo scivolo. Non potrebbe essere male. Anche qui ci siamo ridimensionati. Era la domanda, perché non avevamo risposto, che al momento non ci venivano nessuna cosa in mente. Però questa lampadina. Poi si è accesa, non si sa com'è, la lampadina e proseguiamo. Allora, 10, l'ultima domandina e poi facciamo le nostre presentazioni, perché non o meglio, la sua presentazione, perché la mia, insomma, ormai sapete chi sono, vabbè. Decima domanda. Come ci vedremo tra 10 anni? Male. Molto male. Sclerate più da adesso? Ah, sicuramente tu forse con un bambino sposata si spera. Ma speriamo pure te, insomma, tra 10 anni c'è quasi 30 anni, eh? Sì, è vero, perché quest'anno vado per i 20. Ah, beh, è chiaro. Quindi 20 l'anni passano solo per me. Tu avrai? Tra 10 anni 34. Mamma mia, non ci voglio pensare. Tu 30? No, tu 29 e io mezzo. Io 29 e mezzo. Che fortune, no. Fra 10 anni mi vedo forse un po' più matura, perlomeno io. Magari più realizzata nel lavoro. Lei, donna in carriera. Fonderà mega artista più non posso. Più realizzata sul lavoro, sulle cose che mi piace fare. Magari anche più realizzata su YouTube, sperando che la cosa evolva o potrà continuare nel meglio, oppure uguale, perché io sono felice ugualmente dei risultati che ho raggiunto in questi quasi 8 mesi sul tubo. Tu invece come ti vedi fra 10 anni? Vado alle ciance, dai, facciamo, diciamo così. Beh, speriamo più matura, perché adesso insomma con un lavoro e stabile, contratto indeterminatissimo. Che cazzo, non mai. Magari pure con una casa propria. Potrebbe essere già una bella aspirazione tra 10 anni, sì. Anche se l'Italia, come ben sapete, come ben sappiamo tutti, traballa un pochino e la gente rimane fino a 50 anni a casa con i genitori. Purtroppo è una realtà. Traballa nel vero senso della parola, in tutti i sensi. Traballa in tutti i sensi, ragazzi.
È vero, col terremoto, tutte le cose che stanno succedendo è qualcosa di terribile. E mandiamo un abbraccio fortissimo magari a persone che hanno perso persone care, Amatrice, Umbria, Lazio Nord, un abbraccio fortissimo magari anche per chi è di Ladispoli, tutte zone, Ancona, le Marche, tutte colpite. Zone colpite, che sono colpite continuamente da scossi di terremoto, quindi un abbraccio super mega forte e vi siamo vicinissime. Anche se non c'entrava nulla con questa cosa molto divertente, abbiamo... Tra straballa è uscito questo discorso che è importante essere vicino alle persone che hanno bisogno di noi. E soprattutto sosteniamo anche i vari numeri che vanno in giro per le televisioni per fare donazioni, che è importante. Tutti. Non ci hanno pagato per dire questo. No. Assolutamente no. Quindi esce ci tengo dal cuore. Ci esce proprio dal cuore, è vero. Dopo le risate è importante anche ricordare queste cose molto importanti che stanno rovinando il nostro bellissimo paese. Comunque, allora, ritorniamo al punto divertente, dai. Domande finite. Ah, domande finite, vero? Domande finite. Ok, perfetto. Possiamo dare inizio alla tua presentazione ufficiale. Allora, lei è la mia cugina, che se avete visto i vlog, se mi seguite dagli inizi, oppure se avete visto i vlog nella mia playlist dei vlog, ce ne sono due. Due inerenti a Bellezzi, in cui vi abbiamo presentato tutta la sua casa, poi vive però. No. Vi abbiamo fatto vedere la nascita del cavallino. Tante cose bellissime, mi raccomando, andate a vedere sulla playlist dei vlog, si chiamano Vlog Pelletri tutte e due, quindi se non l'avete visti è l'occasione giusta per andarli a vedere, di modo che scoprite anche un po' di casa sua, perché lei non abita proprio qui in zona Cinecittà dove abito io, ma lei abita parecchio su ai Castelli Romani, zona Velletri, che è un paesino, che è l'ultimo paesino dei Castelli Romani, oltretutto è un bel paesino, si vive bene, no? Sì. Più che altro è abbastanza campagna intorno, non è città come sì. qui da me, sì. Sì. Quindi abitiamo molto molto lontani. Vabbè. Comunque, molto molto, sembra che stiamo una pure un Trentino, come parli? Vabbè, la distanza si fa sentire, però. Vabbè, saranno... Ma vedi perché mi ritiro sulle mani che si è offreso? Non lo so. Comunque. Saranno 40-45 km. Sì, all'incirca. Quindi ci vediamo raramente. È da ieri che sta qui con me e abbiamo approfittato di fare questo bel filmatino. Che non so che cosa ne è uscito fuori. Da discorsi drammatici a discorsi felici a discorsi importanti. Tutto un mix. Comunque, vado alle ciance e facciamo la tua presentazione ufficiale. Allora. Intervistami. No, prego. Intervistati da sola. Nome, due punti. Nome, due punti. Vabbè, dai. Fai la serie, su, se facciamo riesci. Le serie. No, a me mi conoscono. Facciamo le serie. Sì, pure tu. Vai, allora, è il tuo momento. Momento di gloria. Yeah. Vabbè, dai, io sono Martina. Sua cugina da lunga data. E beh, a me che non ti ho adottato o non mi hai adottato, comunque sia, un po' di sangue uguale scorre nelle vene, per quanto sia. Sì. Dai, abbastanza. Diciamo, perché... Più che sangue il cervello è identico. Mamma e papà mio sono fratelli. Quindi un qualcosa che ci accomuna, ci sta. Va bene, comunque, è più grande di me. Ho 24 anni. Sì. Abito a Velletri. Come vi andate a vedere in quella lunga... Se fosse la distesa di prato tra cavalli. Non ci fate caso. Che cosa batti? Durante la tua presentazione mi distrugge anche casa. Il termosifone. Mi distrugge pure casa. Vabbè, tra cavalli e cose varie. Tra l'altro. Tra l'altro. Non so se lo sai, ma l'anno prossimo avremo un nuovo cavallo. Ah, ecco, quindi novità. New entry. Che io sapevo. New entry equine. Comunque questa presentazione è tutto tranne che una presentazione come si deve. Allora, si chiama Martina, ha 24 anni, facciamo un riassunto. Vive a Velletri. E poi, vabbè, mia cugina. Sua cugina. E poi... Da beh, direi...
Sai che altro? Non lo so, di quello che vuoi tu. Sei una libera professionista, hai qualche attività commerciale? No, no. È disoccupata tu, disoccupata. È mantenuta dai genitori. E niente. Dai, possiamo... il vlog di Velletrice. Quella... Dai, sulla playlist. C'è quella nana piccolina che vi parla, è mia sorella. Molto. Se andate a vedere i vlog, vedrete questi due bellissimi vlog su territorio velletrano. Su territorio velletrano, ne ho fatti due, due soli. E niente, con questo vogliamo concludere il video, oppure possiamo fare anche dei saluti volendo. Ci salutiamo. Non lo so, salutiamo nonna che sicuramente. Già nonna! Che sicuramente. Baci. Come sempre ci guarda i filmati. Guarda, commenta lei. Salutiamo il mio ragazzuolo che l'abbiamo prima nominato e poi dopo l'abbiamo lasciato da parte. Quindi salutiamo Albi. Ciao Albi. Come lo chiami tu? Però io lo chiamo in un altro modo, ma non lo dico perché no, è imbarazzante. Non è che è imbarazzante, però è una cosa privata. Perché un altro nomignoli tutti i nostri, però non ci tengo a dirveli, quindi. Personale. Ciao bello mio. E ciao Albi, la parte di Martina. Poi possiamo salutare tutti i nostri amici che ci hanno seguito in questo filmato. Molto coraggiosi. Molto coraggioso. Prima di Mo che hanno chiuso. Non saranno mai arrivati a fine filmato. No. Quindi da Mo che ci avete chiuso, come ho detto. Ci hanno abbandonato. Ci avete abbandonato. Piccola parentesi borgatana. Comunque, no, dai, basta. Salutiamo tutti quanti, un bacio forte. Mettete tanti like a questo filmato se vi è piaciuto. Lasciateci i commenti sotto perché noi ci teniamo tantissimo a leggere le vostre opinioni. Che cosa ne pensate? Se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto. Sotto i commenti scrivete, scatenatevi. Di commenti con scritto ricoveratele. Scatenatevi. Se questi filmati vi piacciono con Martina, lasciate tanti like di modo che noi... raggiunti i 30 like, rifaremo un altro filmato. Ci state? Speriamo di sì, dai. Quindi raggiungete questo bel traguardo di 30 like a questo filmato, di modo che poi ce ne inventeremo un altro. Ne inventeremo un altro delle dei nostri, diciamo, possiamo dire così. Con questo vi diamo un bacio forte forte. Un abbraccio fortissimo, perché io faccio sempre così, gli faccio poi in questo caso l'abbraccio ve lo facciamo insieme. Ecco, io me ne vado. E ci vediamo nei prossimi filmati. Ciao!